Allora, cari amici, bentrovati. Eccoci di nuovo per il nostro consueto incontro. Voglio parlarvi oggi dei riti lustrali e battesimali e di qualche analogia nell'ambito delle religioni della salvezza. 5-6 secoli prima di Cristo, ultima, non in senso qualitativo, ma in senso cronologico, il cristianesimo, che comunque sia, ha investito l'umanità, ha avuto un continuum di 2000 anni, investendo appunto l'umanità in ogni sua piega. Insieme a voi, visto che l'altro giorno sono stato contattato da un caro amico che mi diceva: beh, insomma, la storia delle religioni è un argomento molto difficile, è un terreno minato. Indubbiamente sì. Come tutte le storie, intendiamoci. Storia delle religioni lo è ancora di più, perché investe una propensione, un bisogno spirituale. Fare storia delle religioni in maniera seria significa avere una forbice di reperti, una forbice di testimonianze ampia, vasta e variegata. Federico Chabod, come ho avuto modo di dire in altre circostanze, ci insegna la strada e una rigorosa metodologia. Attraverso questa rigorosa metodologia noi possiamo avvicinarci quanto più alla verità, intendiamoci, antropologicamente tutte le religioni sono rispettabili, tutte le religioni meritano attenzione proprio per il fatto che sono un bisogno dello spirito umano. Non è certo sicuramente dal nostro studio, dalle nostre applicazioni che noi possiamo avere fede, che noi possiamo incontrare questa verità e questo bisogno soddisfatto nell'ambito della religione, assolutamente no. È un eco teologico cristiano. Quello che non è l'uomo che va verso Dio, ma è Dio che va verso l'uomo. Quindi la presa non è mai estatica, è raptica. Detto questo, volevo appunto calarmi in questa brevissima ma intensa lezione. Riti lustrali e battesimali. Il battesimo. Beh, il battesimo, innanzitutto cominciamo col dire che è una parola di derivazione greca, anche se ha delle radici indoeuropee, baf o bat, che significa lavare, sciacquare, immergere. Certo è che nella sua lenta ma lunghissima evoluzione questa parola ha perso il significato primigenio. Quando noi parliamo di battesimo oggi, parliamo di quel rito nel quale il sacerdote, alla presenza dei genitori e di due testimoni, mette dell'acqua sulla testa del bambino
e fa sì che questo bambino entri nella grande famiglia cristiana. Beh, una volta sicuramente le cose non funzionavano così, fino al terzo secolo, quarto secolo dopo Cristo, il battesimo veniva dato a persone adulte. Veniva dato a persone adulte che dovevano fare un percorso e nell'ambito della Chiesa di Roma venivano poi battezzate pubblicamente il giorno della Santa Pasqua. Non così per la Chiesa d'Oriente, il percorso era lo stesso, ma il giorno del battesimo era il giorno dell'Epifania. Ci sono anche tre modi nell'ambito delle confessioni cristiane di somministrare il battesimo. Nell'ambito della confessione protestante e battista, il battesimo avviene per immersione. Nell'ambito della Chiesa cristiana avviene per infusione, nell'ambito di altre confessioni avviene per aspersione. Che cosa è? Che cosa rappresenta il battesimo? Io ho parlato che il battesimo è un rito attraverso il quale il battezzato entra a far parte della grande famiglia cristiana. È un rito di iniziazione, sicuramente, è un rito di rimozione. Rimozione dal peccato originale, rimozione dall'egida di Satana, del diavolo. Satana, diavolo, comunque sia, lo vogliamo chiamare, rappresentano comunque la stessa cosa. Diavolo è una parola di derivazione greca, Satana di derivazione aramaica, comunque sia, dicono che questo spirito del male è l'oppositore, è il calunniatore, è l'avversario di chi? Di Dio, che è il bene. E quindi di rimozione dai malefici e iniziazione a questa nuova vita. Nell'ambito dei riti lustrali, che sono di antico conio, li troviamo nell'ambito della cultura della pietra levigata, nell'ambito della cultura del bronzo. Il rito lustrale era un rito magico, esoterico, di rimozione. Di rimozione da colpe, che potevano essere individuali o che potevano essere da colpe che l'individuo aveva nei confronti della comunità. Pensate voi che ancora, ma questo sarà argomento di un'altra lezione, pensate voi che ancora nel mondo subsahariano c'è questa concezione del peccato che è un'infrazione alle regole e della comunità, alle regole di un villaggio, quindi da questo peccato nasce il male e allora si sviluppa questo concetto di malattia. La malattia è una conseguenza di un peccato, quindi di questa infrazione. E come si può ovviare? Si ovviava appunto nelle varie religioni, nelle varie culture, con questi riti lustrali. Riti lustrali che si effettuavano con che cosa? Con l'acqua. Ma da sempre vi ricordo che i primi uomini, le prime comunità si sono insediate con palafitte
nell'ambito di corsi fluviali, nell'ambito di bacini marini. Nelle altre religioni questo rito avviene anche con il fumo, quindi con l'incenso, e avviene anche con altri avvenimenti, avviene con altri riti. Quindi il battesimo cristiano, secondo molti storici, non è altro che l'incontro o l'evoluzione del rito, dell'antico rito lustrale, a un rito di iniziazione. Noto è un profeta, il personaggio Giovanni, detto il Battista, che battezzava nel Giordano, battezzava in attesa di Gesù, il Messia, che avrebbe poi, come si legge nella lettera, in una lettera di Matteo, con sangue e fuoco, avrebbe battezzato con sangue e fuoco. Il battesimo, tornando al battesimo, anticamente, come ho già detto, non veniva somministrato ai bambini. Il battesimo veniva somministrato in età adulta. Perché? Perché ci voleva la coscienza del battezzato, la piena disponibilità. Successivamente è stato la liturgia ha cambiato questo modo di battezzare. E vi dico questo, nell'ambito di numerosissime comunità, come nei Mandei, come nelle antiche comunità cumraniche, e questo lo abbiamo visto, lo abbiamo edotto da scritti che sono stati ritrovati dal 40 in poi nelle grotte del Qumran. Questo rito di battesimo veniva praticato già 100 anni prima di Cristo. Tutto sommato possiamo ben dire che questo rito o lustrale o battesimo è comunque sia è un rito di magico, esoterico, di rimozione e di iniziazione. Il battesimo cristiano invece è un rito, ripeto, di rimozione e di iniziazione. Troviamo un'analogia in che cosa? Troviamo un'analogia del battesimo cristiano in un rito preromano, poi fatto proprio dai romani e portato ai confini dell'impero, che era chiamato il rito del Tauribolio. Beh, il Tauribolio era un rito sicuramente propiziatorio, era un rito di comunque anche questo di iniziazione, perché dal sacrificio di un toro il sangue asperso dal sacerdote sugli astanti permetteva di sentirsi parte di una comunità e della devozione di un dio, il dio Mitra. Il dio Mitra era molto praticato, soprattutto era un dio venerato dai soldati romani. Il tempio di Mitra sorgeva dove oggi sorge la basilica di San Pietro. E troviamo comunque anche un'altra analogia.
Dopo questo tauribolio, dopo questa sorta di battesimo, di investitura, i soldati si sentivano di appartenere a questo Dio. Qualche storico ha voluto raffrontare e ha trovato delle analogie con la cresima. Attraverso la cresima, almeno ai miei tempi, che oggi si chiama, è un sacramento, il sacramento della confermazione, si diventava soldati di Cristo. Si diventava soldati di Cristo. E ci sono, come vi ripeto, tante analogie nell'ambito delle religioni della salvezza e del mistero. Io vi ho parlato tempo fa di un'altra analogia. Le anastenaria era un rito che si aveva nell'ambito della venerazione di Dioniso, di questo dio, ed era una liturgia non certo indolore, ed era una liturgia sacramentale con assimilazione eucaristica. Questo rito, pensate voi, ancora oggi è praticato nelle parti del nord-est della Grecia, vietato dalla Chiesa ortodossa perché è borderline con una cultura pagana. Perché ho detto non certo indolore? Perché gli astanti danzano di solito sul fuoco, gli astanti prendono oggetti roventi in mano, e poi dopo queste prove, dove si raggiunge un parossismo generale ed anche un clima orgiastico, prendono parte ad un banchetto, ecco l'assimilazione eucaristica, perché tramite questo banchetto si sentono parte di questo dio, di Dioniso. Bene, allora, cari amici, il cammino delle religioni è un cammino di fede, come ho detto. E la fede, come diceva il buon Giuseppe Prezzolini, se uno non ce l'ha, non se la può dare. E lo studio della storia delle religioni non implica minimamente la propensione a questa fede, perché la fede viene e ce l'abbiamo a seconda del nostro spessore culturale, della nostra sensibilità, della nostra educazione. Quindi studiare le religioni non è assolutamente un qualche cosa di eretico, assolutamente. Studiare le religioni fa bene, perché studiando le religioni noi studiamo che cosa? Io ho detto sempre a voi, carissimi amici, che la religione è la storia della spiritualità dell'uomo, e gli uomini, da che mondo è mondo, hanno questa propensione alla spiritualità, ma la religione è anche un frutto geografico, fatto di latitudini e di longitudini. Perché pensateci bene, se noi eravamo nati 10 chilometri più a sud, 10.000 chilometri più a sud, ma sicuramente eravamo islamici. Allora, sono piccoli spunti per delle riflessioni e voglio consigliarvi come sempre una buona, un'ottima lettura. Eccolo qua. Islam e cristianesimo di Jacques Ellul. Islam e cristianesimo, due religioni monoteiste, due religioni che abbracciano miliardi di persone, due rette parallele, ma non come voleva dimostrare il buon Aldo Moro nella politica delle parallele convergenti. Islam e cristianesimo non si incontreranno mai, dovranno avere rispetto l'una dell'altra, ma non possono incontrarsi. Perché?
Perché innanzitutto l'Islam nega tre concetti fondamentali del cristianesimo: la Trinità, la Redenzione e l'Eucarestia. Sono tre dogmi fondamentali. Tutto questo già lo aveva visto in altri tempi, nei primi tempi dell'Islam, San Giovanni Damasceno. Vi ripeto, le religioni meritano rispetto, tutti gli appartenenti alle religioni dovrebbero rispettarsi, le religioni non possono costituire un terreno per fare la guerra, le guerre si fanno non per la religione, dietro le guerre di religioni ci sono altri interessi e lo sapete bene. Allora, cari amici, concludo con una poesiola, un sonetto, e stavolta è un sonetto di Giuseppe Gioacchino Belli. Ve ne parlerò in un'altra occasione. Giuseppe Gioacchino Belli, una vetta altissima della poesia dialettale. E a proposito, ho trovato questo sonetto che spero vi diverta questa volta. Riflette lo spirito del Belli, anticlericale, ipocondriaco, insomma sempre arrabbiato con tutto e tutti, e pensate che se noi oggi abbiamo tutti questi sonetti del Belli, più di 2000, sapete a chi lo dobbiamo? Ad un cardinale che si accorse di questi sonetti mentre Belli li voleva bruciare perché credeva di aver invaso in maniera pesante quello che era il politicamente corretto del tempo. E questo sonetto si intitola La cucina del Papa. Con la cosa che il cocom me compare, ma forzuto fa vedere stamattina la cucina santissima. Cucina? Che cucina? Hai da di in porto de mare, pile, marmitte, padelle, callare, cosciotti de vitella e de vaccina, polli, ova, latte, pesce, erbe, caccia e ogni sorta de vivande rare. Dico, prosit a lei, sol Padre Santo. Dice, e poi non hai visto la dispensa? Che de grazia di Dio ce n'è altrettanto. Dico, scusate, povero fiolo, ma c'ha pranzo con lui qualche eminenza? No, dice, e il Papa magna sempre solo. Cari amici, a presto!